Il borgo di Sternatia conserva ancora oggi l'antico impianto urbano, consolidatosi strutturalmente agli inizi dell'Evo moderno. Già dall'epoca angioina l'abitato era protetto da una cortina muraria difensiva, mentre il castello di presidio fu fatto riedificare dalla famiglia degli Orsini del Balzo, ai tempi della contea di Soleto. Al 500 risale il rifacimento del circuito murario, ad opera dell'architetto militare Evangelista Menga. In passato erano presenti tre porte, dette Porta di Lecce, Porta Est e Porta Filia. Ad oggi rimane evidente la struttura di Porta Filia, dal greco amore e amicizia, per tale motivo conosciuta anche come Porta della Pace. Il centro storico di Sternatia si raccoglie intorno al prospetto della chiesa matrice del paese, dedicata alla Madonna Assunta. L'edificio fu realizzato nel secolo XVIII sui resti della precedente parrocchiale. Imponente nelle sue forme monumentali, come per la maggior parte delle chiese matrici del Settecento salentino, la struttura è caratterizzata dalla presenza della maestosa torre campanaria, realizzata dal celebre architetto copertinese Adriano Preite. L'architettura tridentina si manifesta nell'impianto a croce latina e nell'interno si stagliano gli altari laterali, decorati secondo le consuetudini formali del rococò. La devozione sternatese è raccolta nella macchina dell'altare, dedicato a San Giorgio, patrono della città. La devozione per il Santo Cavaliere è molto sentita in tutto il territorio della Grecia salentina e nell'intera regione otrantina. Degne di nota sono le decorazioni a tempera che adornano il soffitto e realizzate nel 1864 dal pittore Garganese, opere di rimando a episodi biblici ed evangelici. Il centro storico di Sternatia conserva nei suoi scorci incantevoli la tipica architettura tradizionale salentina. Percorrendo le antiche stradine che si articolano nell'abitato, è possibile ammirare diversi edifici riconducibili alla tradizione edilizia del 500 e del 600, di incredibile fascino romantico. Nel cuore di Sternatia si possono individuare altre tipologie architettoniche dell'antica società salentina, come il Mignano, tipologia di balcone diffusa nel territorio della provincia di Terra d'Otranto. I balconi erano sfruttati in particolar modo dalle donne per godere del fresco nei periodi estivi e poter realizzare in piena tranquillità i tradizionali lavori domestici come il ricamo e il cucito. Quelle sternatesi sono le forme di un Salento spontaneo. Gli spazi sono amati e vissuti dagli abitanti del luogo, i quali con estrema attenzione si prendono cura dell'importante patrimonio storico che impreziosisce e rende unico il grazioso borgo antico.